A te pare che debba essere eterna la porzione di tempo che sei chiamato a vivere nella tua generazione, ma vista dalla rocca dell'eternità, è solo uno dei tanti istanti in cui si compone il tempo. Beato te se vivrai questo istante alla luce dell'Eterno. Ogni istante della tua vita è ricco di eternità. Ogni giorno è un dono di Dio. Il tempo è il minuto che hai. Rendilo ricco di un significato e di un valore. Cammini nel tempo più che nello spazio. Il tempo è spettatore della tua vita. Vedi che non diventi tuo accusatore. È follia, dovendo vivere così poco tempo, impiegarlo in cose vane. Di tutto il tempo che ti è stato dato, ti verrà chiesto conto nel giorno del giudizio come l'hai impiegato. Non c'è prezzo che uguagli il valore del tempo. Il tempo è un tesoro che si trova solo in questa vita. Non sciupare il tempo. Non v'è nulla di più prezioso, ma purtroppo nulla vi è di più trascurato. Al momento della morte, quanto desidererai avere quel tempo che ora vai perdendo? Passano i giorni della salvezza e più non fan ritorno. Figlio mio, abbi cura del tempo. Oggi hai la possibilità di fare del bene. L'avrai ancora domani? Quello che puoi fare oggi, non rimandarlo a domani, perché quest'oggi passerebbe invano per te. Ricordati ogni giorno che chi ti concede la mattina non ti promette la sera, e concedendoti la sera non ti promette la mattina. Devi lasciare questo mondo e non sai quando. Non aspettare quel tempo che non sei sicuro di avere. Cerca invece di far tesoro del tempo presente. Il Signore ha misurato i tuoi giorni. Ogni giorno che passa è un giorno di meno che ti separa dalla partenza dall'esilio terreno per la patria celeste. Forse spendi tanto tempo per gli interessi materiali e ne trovi tanto poco per curare la tua anima e arricchirla di meriti. O indolenza e stoltezza del cuore umano che tanto si affanna per acquistare i beni terreni e perde il tempo. Il tesoro più prezioso di cui può disporre sulla terra. Rifletti come trascorre fugace l'irreparabile tempo e tu con lui. È sempre alle tue spalle che incalza e il futuro te lo rende passato. Il batter dell'ora sia per te un continuo richiamo del tempo che passa e dell'eternità che si avvicina. Il tempo passa e non torna più. Se lo impieghi male, è perduto per sempre. Nell'eternità sarai stabilito in quel grado di amore che avrai raggiunto nel tempo. Per chi si occupa degli affari di questo mondo, il tempo è oro. Per te che ti occupi di Dio, il tempo è gloria che durerà in eterno. Sei pellegrino verso l'eternità. Cammina ogni giorno finché hai tempo. O te miserabile se ti aggrappi a questa fuggevole vita e trascuri l'eterna. Recupera per quanto è possibile il tempo perduto con un vero e perfetto amore. Ora è il tempo della fatica che ti deve essere dolce consolazione per amore di Gesù crocifisso. Che rimarrà, o Signore, nell'eternità di questa giornata? Fa che non vada perduta inutilmente nell'abisso del tempo, ma abbia una ripercussione eterna nel tuo regno.